secondo piatto. Si tratta di una ricetta sprint molto facile e veloce ed è adatta a tutti, anche alle persone che si trovano alle prime armi in cucina. Si tratta dei tumini farciti alla griglia. Passiamo subito ad elencare gli ingredienti per questa facile e veloce ricetta. Per due persone occorrono due bei tomini, 4 fette di bacon, in alternativa potete usare lo speck. Poi occorre un mix di frutta secca e frutta disidratata a vostro piacere. Io ho messo noci, mandorle, uva sultanina, delle albicocche disidratate, frutti rossi, vedete un po' voi. Poi della bella insalata fresca di stagione con dei fiori commestibili che è l'accompagnamento. Poi per condire olio, sale e pepe. Come prima cosa dobbiamo mettere le padelle, io le ho già messe, vedete, una per grigliare e l'altra per tostare la frutta secca. Devono essere belle calde, quindi prendiamo la nostra frutta secca e facciamola tostare. Deve tostare qualche minuto. Prendiamo adesso i nostri tomini che li ho lasciati mezz'ora in freezer prima di cucinarli, così rimangono più compatti. Adesso andiamo a tagliarli. Piano, senza romperli. Ok, il nostro primo tomino è aperto. Facciamo così anche con l'altro. Vedete se vi trovate meglio con la lama liscia o la lama seghettata. Mano sopra. Adesso prendiamo le due basi e diamo una spolverata di pepe. Questo va a gusto, a me piace abbondare. Poi prendiamo il nostro mix che è ancora caldo e lo mettiamo sopra. Poi il mix che avanza lo usiamo poi per condire la nostra insalata. Adesso prendiamo il coperchio, schiacciamo leggermente così. E adesso uno per uno lo andiamo a rivestire. Facciamo la prima fetta così, cerchiamo di stringerlo anche. Una e due. Facciamo così anche con l'altro. Ho messo una fetta anche nell'altro senso per compattarle bene tutto. E adesso andiamo in padella, come vi ho detto, super calda. 2 minuti per lato. Uno, 2 minuti così e poi la chiudiamo. Schiacciamo un po'. Giriamo adesso. Così fuori rimarrà così abbrustolito, ma dentro ci avrà un cuore morbido, vedete che si sta per sciogliere. Nel frattempo andiamo a preparare la nostra insalata. Prendiamo la nostra insalata che servirà anche come base, oltre che di bellezza è anche buona, tutta insalatina fresca. Un po' di masticanza, un po' di rucoletta. E distribuiamo bene così. Mettiamo a posto i nostri fiori commestibili. Adesso prendiamo, mettiamo un po' di sale. Non troppo. Fondiamo con un po' di olio, extravergine mi raccomando. E mettiamo sopra la nostra frutta secca tostata che è avanzata. Prendiamo i nostri tomini e adagiamo nel piatto di portata. Avete visto che belli? Buoni, filanti. È un piatto bello e buono, molto rustico anche. Ed è facilissimo come avete visto da preparare. Se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi un like e seguitemi sul mio canale YouTube. Se poi volete tutte le notifiche delle ricette basta azionare la campanella. Ciao, alla prossima.